Buongiorno, benvenuti in questo nuovo. C'è voglia, ok. Vlog. Allora, ragazze, oggi per noi è giovedì. Io ho appena finito di girarvi il video pulizia che voi avete visto venerdì. Sì, giusto. Siamo qui fermi in macchina sotto casa di mamma con l'aria condizionata a palla perché ci sono 35 gradi fuori e si schianta. No, 39. No, 35, amore, mi dice la macchina. Adesso mancano pochi gradi. 5 gradi a 40 gradi? 5 gradi. No, 5 gradi ad arrivare a 40 gradi. Comunque, stiamo andando. Dove stiamo andando? Mancano 5 gradi. No, mancano 5 gradi ad arrivare a 40 gradi. Dove stiamo andando? Al? Tu? La sente Mare oggi? Al To Dream. Stiamo andando. To Dream. Si scrive To Dream ma si legge To Dream. Allora, stiamo andando finalmente a ritirare la mia fede nuziale perché vi avevo detto che l'avevo completamente rigata, non so come ho fatto, credetemi, non ne ho la più pallida idea. Anche qualcuno ci... Sì, andiamo a prendere due CD perché nonna ha detto che vuole fare a Mare il regalo per la promozione della pagella. Non era ancora riuscita a fargli il regalo, glielo vuole fare oggi e gli regala due DVD della Disney. Comunque io vado a prendere la mia fede. Finalmente vediamo com'è venuta e basta. E buongiorno, ce l'abbiamo fatta? Sì. Sì, stai dietro? Faccio proprio l'autista? Sì, che è l'autista. Va bene, prego signora, dove la porto? Dove la porto? La gelateria. Pure? Sì, a comprare il gelato. Va bene. Per chi? Per me e per Mare. Occhio mamma, occhio al piede. Saluta. Ciao a tutti. Vi ricordate poi il parcheggio qual è? B2? Dove sono le scale Momimi? Mare che quando era piccolo diceva le scale Momimi. Ma si deve proprio sporcare, perché non lo sai che mio figlio si sporca sporca quando mangia il gelato. Abbiamo portato le salviette di scorta perché Mare che quando mangia il gelato è un animale. Attento Marek, occhio. E lo usi? Quello per la bici, lo uso quella volta. Sì, ti piace quella bici? No. Vado pure in giro. Si spegne la bici. Bravissimo. Anche se ci sono 497 gradi, Marek vuole provare a fare questa attrazione. Bravo. Questo qui lo facciamo passare intorno a questi nodi. Finalmente. Come mangi il gelato tu, nessuno mai. Si scioglie. Da sotto, mamma. Guarda la nonna invece, che classe. Pistacchio e nocciola. Fanciulle, eccoci di ritorno. Allora, vi faccio vedere i DVD che ha regalato mia mamma Marek. Ne ha presi 4. Uno era per me. Sì, è vero, uno l'ha preso per me. E come vi dicevo in macchina, gli aveva promesso quando è stato promosso che gli avrebbe fatto un regalino. E però, sapete, mia mamma non è stata bene, eccetera, eccetera, quindi non è più riuscita a fargli nessun regalino. Oggi ha detto, ti va se andiamo a prendere il tuo regalino? Ovviamente, secondo voi Marek diceva di no. Allora, gli ha preso DVD, sapete, Marek, passione DVD, Disney. E piano piano li stiamo collezionando proprio. Io da piccola avevo le videocassette, mia mamma me le ha comprate tutte, proprio tutte quelle possibili immaginabili della Disney. E mio fratello avevamo una vera e propria collezione, che poi... quando siamo diventati grandi mia mamma ha regalato e basta.
ma erano tutte in videocassette. Io le avrei tenute molto volentieri, vi dico la verità, però poi giustamente mia mamma dice, non mi mette tutta sta roba. Comunque, anche noi esattamente, anche io esattamente come faceva mia mamma con me, faccio fare la collezione Marek dei DVD Disney. E poi ragazzi io li riguardo e piango perché sono i miei cartoni da bambina, questi sono proprio i miei cartoni. Comunque, allora Marek ha scelto Il libro della giungla, Mowgli. Chi di voi se lo ricorda, Mowgli? Bellissimo. Poi un nuovo film Disney, Oceania. Chi è? Vaiana! Vaiana. Vaiana, e Com'era l'abbiamo. Cioè, lui già Oriana? la conosceva, però io no, perché l'ho conosciuta a compleanno di Aurora. E ho ascoltato quella canzone 18.000 volte. Comunque, Marek già sapeva dell'esistenza, però è nuovo rispetto Non al libro posso. della giungla e tutte Posso quelle, dirti una amore. Anche cosa, mamma? due. La conoscevo prima e non sapevo come si chiamava. Non conoscevo prima. Lo so, amore, che tu la conoscevi prima, però comunque è un cartone nuovo, non c'era quando mamma era piccola. Capito quello dicevo, non è un classico, vecchio Ma classico Disney. Oceania ai cattivi. Non lo so, non l'ho mai visto. Poi, sempre Marek ha scelto La Sirenetta 2, abbiamo visto il primo, io il 2 non l'ho mai visto, non so neanche in che anno è uscito, sicuramente ci sarà scritto qui da qualche parte, quindi sono molto felice di vedere Mamma, anch'io il numero 2. leggi cosa c'è E dopo lo scritto. leggiamo insieme, amore. E poi... Ho trovato il vestito un po' antiquato, ma se noi ci diamo da fare, Sì. può rimodernare con Potrà la festa andare, divertirsi e ballare, e sarà per tutti quanti la più bella. Faremo un bel vestito Cenerella. Ma hanno fatto questo vestito Povera qua. Cenerella, non sta un attimo tranquilla, sempre qualcuno che le strilla. Cenerella, Cenerella, Ma hanno fatto questo vestito qua. Cenerettolo! No, gliel'hanno fatto un altro rosa che poi le sorellastre l'hanno distrutto. Piccola scenetta del cavolo, l'ho finita. Cenerentola! Questo! Allora, Cenerentola insieme alla Sirenetta era il mio cartone animato preferito. Cenerentola l'avrò visto 758 miliardi di volte. Di più rispetto alla Sirenetta, infatti, questo ragazzo io mi ricordo ancora tutte le scene. Mi ricordo tutte le canzoncine, mi ricordo tutto. Tutto. Cenerentola è stato proprio il primo cartone animato che mi ha fatto battere il cuore, mi ha fatto sognare. Sognavo il principe azzurro. Bello, 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 bello. Prossimo. Che voglio comprare per me e Biancaneve. Comunque, questi sono i regalini che gli ha fatto la nonna Marek. Sposati un po', amore mio. Poi, C'è una ragazze, nuova cattiva. c'è una nuova cattiva e dopo lo guardiamo. Poi, ragazze, Come si per chiama questa non lo nuova so, non l'ho mai cattiva? visto. Per il 30 luglio, che sapete, faremo È il comunque rinnovo una delle cattiva di promesse. Ursula. Posso finire, amore? Grazie, ma che io, ma è io Marek, io e mio marito, olele, faremo il rinnovo delle promesse. Per i nostri 10 anni di matrimonio andremo in chiesa, faremo il rinnovo delle promesse e poi andiamo al ristorante a mangiare qualcosa con i parenti più stretti, perché ve l'ho già raccontato in un altro video. Ho preso a Marek un bel completino perché non aveva niente di un pochino più carino. Allora ho preso questo pantalone azzurrino, questo azzurro carta da zucchero più o meno, è bellissimo, gli ho preso un 8-9 anni. Amore, solo un secondo, dopo ti dico tutto, finisco di parlare con le followings. Ecco qua, 8-9 anni, questo l'ho pagato 10 euro. E poi gli ho preso una bella camicetta bianca, sempre 8-9 anni, no, questa 7-8 anni, pagata 7 euro. E l'ho presa da Piazza Italia. Ha questa scritta qua blu, carina, e poi gli sta d'incanto. Basta, questi sono gli acquisti. Adesso io e Marek ci andiamo a vedere. Cosa guardiamo, amore? Cosa hai scelto? Cenerella, Cenerella, sempre in moto, Cenerella, poi lava, stira e stendi, la Sirenetta. Ragazze, siamo al giorno dopo, ci sono ora 4500 gradi, no 36, ma questa mattina si stava benissimo, si stava una favola, fino a mezzogiorno più o meno 28 gradi, una meraviglia, adesso tutto d'un botto, vabbè la macchina mi segna 36, molto probabilmente ce n'è di meno perché non ne sento 36, ce ne saranno 30, 31. Comunque stamattina si stava benissimo, ha piovuto un sacco, si stava divinamente e adesso la giornata giustamente si sta scaldando, siamo a luglio, Chiara che vuoi? Sto andando a prendere Marek al centro estivo, lo sto andando a prendere prima oggi perché c'è Bea a casa di mia zia e si vedono poco quindi volevano giocare insieme, tanto oggi era l'ultimo giorno di centro estivo ed inoltre mi è arrivata una cosa che ho ordinato per lui,
questo qui, non mi ricordo ragazzi, si chiama Coach Pickles, non lo so se i vostri bambini guardano i mostri Garden of Bambam, ma che è in strafissa con questi mostri e niente, tanto poi lo vedrete in un video haul, penso a breve, vi darò tutte le informazioni. Comunque questo mostriciattolo lo stavo aspettando tantissimo, ne ha già uno, però non mi ricordo questo, Nab Nab, vabbè adesso ce lo facciamo dire da Marek. Marek in viaggio, quando va dalla nonna si porta il trolley che gli ha regalato mia zia Chiara e si mette dentro il cambio e in questo caso è il lettore DVD con i suoi nuovi DVD, quelli che avete visto nel video. Allora Marek, ma mi confermi che quello lì, l'elefantino, si chiama Coach Pickles? Sì. Questo qui è Coach Pickles, l'elefante, e quello blu Nab Nab? Sì. Oh, avevo detto giusto. No, azzurro. Sì? Ricopia i pupazzi? Sì, esatto, un po'. Mi fa come si chiama? Fa caldo e ti sto aspettando. Ho messo 20 euro di benzina 2 giorni fa. Oh! E siamo già a luglio. A metà. Devo uscire di meno, mamma. Luglio col bene che ti voglio, ma quando finirà? Come sta con le 4 frecce in mezzo alla strada? Scusi. Treno, sì. Ah, se n'è proprio andata e ha lasciato la macchina in mezzo alla strada e 4 frecce. Oh. Guarda come l'ho negato. Siamo a casa di mia zia, che abitava praticamente nel palazzo a fianco dove abitavo io prima. Quindi passo sempre vicino alla mia vecchia casa. Andiamo? Che poi, Marek, fatti vedere, si è vestita in panda con i pupazzi. Ma che bravi questi bimbi che fanno i compiti, tutti e due. Principessina, fai vedere come sei bella con queste trecce. E tu come sei bello. Sono le 20:20 del 20 luglio, 21, boh, non mi ricordo. E Chiaretta è qui con la camomilla, sì, perché è un po' di, non so, un po' di acidità, un po' lo stomaco sotto sopra, non ho fame. Anche Marek ha l'acidità. Voi direte, ma Marek non è andato a dormire dalla nonna a giocare con Bea? E no, è tornato. Vero amore? Come mai sei tornato? Lo vuoi dire? Perché avevo paura di fare incubi. Aveva paura di fare incubi e ha voluto tornare da mamma, giusto? Amore della mia vita, con mamma gli incubi non li fai. Ma non li fai neanche con nonna, amore. Però se non ti senti sicuro, fai bene a venire a casa. Niente, aveva un bel po' di nostalgia e allora si è fatto portare indietro. Quando ti manca tanto una persona, in questo caso la mamma, ma non c'è bisogno di piangere, amore. E poi in più non è neanche in forma. Penso abbia preso, forse, cioè forse, sicuramente. Colpo d'aria, ma il sì, bevi la mamma, il condizionatore, in questi giorni l'abbiamo acceso di più rispetto al solito, e caldo freddo, tecca là. Mi avete detto intanto, mettilo in modalità umidificatore, e ci ho provato, sono 2 giorni che ci provo e niente, non ci capisco niente, né sulle istruzioni né sul telecomando. Ho letto anche su internet di metterlo e in modalità deumidificatore, ovviamente sul telecomando ci deve essere la gocciolina, sul telecomando non c'è nessuna gocciolina, io non lo so, possibile che il mio condizionatore non faccia questa funzione, mi sembra strano, un condizionatore nuovissimo, della Whirlpool Sesto Senso, vabbè una roba del genere, comunque è nuovo, è un buon prodotto, però può darsi che magari il mio non lo faccia o magari lo fanno tutti i condizionatori e io semplicemente non sono capace. Adesso domani mi metto lì bene, tanto comunque questi giorni non lo posso accendere quello così, ma per fortuna non ce n'è neanche bisogno, perché non so se ve l'ho già detto in questo video, oggi qui ha piovuto un sacco e si è rinfrescata tantissimo l'aria, avevo paura che salisse più afa, invece no, infatti ad oggi, adesso in casa abbiamo 27 gradi, fantastico, ieri, l'altro ieri, avevamo 30, 29 e mezzo, 31. Si poteva stare, per me già 27 gradi in casa già va benissimo. Comunque niente, abbiamo questo bimbo che è tornato a casa dalla mamma, così stasera dormiamo insieme. Adesso conoscete bene, amore, vuoi dormire con mamma? Sì. Ah, sta bevendo la camomilla, perché mi ha detto che anche lui ha un po' di acidità. Ma poi non è in forma, Marek, secondo me è proprio tutto scombussolato. Guardate pure la mia bava.
Dai, Marek, la bava non interessa a nessuno. Adesso stasera pensavo magari con Marek se ne ha voglia di vederci un bel DVD. Oceania no, perché boh, Croce Nera su Oceania, Marek ha detto che ha paura. Cosa c'è su Oceania? Il mago di fuoco, cos'è? Il demone del fuoco e si è spaventato tantissimo. E la sirenetta c'è Ursula e nella sirenetta 2 c'è Morgana. Che mio figlio, se nasceva nel 1990 come la sua mamma, che poi io sono nata nell'88, ma togliamoci 2 anni, negli anni 90 avrebbe avuto dei traumi pazzeschi con tutti i film Disney che guardavamo noi, o anche solo con i cartoni animati che guardavamo la mattina. Non so se vi ricordate, tutti quanti abbandonati dai genitori, tutti nell'orfanotrofio, in cerca della mamma, del papà, moriva sempre qualcuno. Comunque, niente, mi bevo la camomilla e basta. Tra poco ce ne andremo a nanna. Oh, amore mio, contento di essere a casa. Stellina, sei la mia stellina. Una bella nottata intensa stanotte. Mamma, non sto parlando con te, parlando col telefono. Dicevo, una bella nottata intensa. Qui c'è mia mamma, sono le 8:36. Ho messo l'orologio a caricare, non mi trovo senza, ma deve caricare. Ogni tanto deve caricare. E Marek stanotte non ha chiuso occhio, non ha dormito per niente. Poverino, è stato malissimo, ha avuto la febbre altissima. Abbiamo messo la tachipirina in supposta, ma poi si è un po' rilassato. Però è stato proprio male stanotte. Ecco perché ho voluto tornare a casa, perché voleva la mamma che non stava bene, amore mio. E abbiamo dormito sul divano io e lui. Mio marito è andato in camera da letto, anche perché, ragazzi, mio marito si sveglia prestissimo. Io ho detto vai tranquillo, tanto ci sono io. Così lui si è riposato, anche perché Marek stanotte non ha chiuso occhio. Poi alle 8 meno un quarto è venuta mia mamma. Perché ieri ho detto mamma vieni qua perché io devo andare a fare il tagliando della macchina di mio marito e non voglio portarmi dietro Marek, ma ieri non sapevo ancora che stanotte sarebbe stato malissimo, avrebbe avuto la febbre alta. Quindi adesso bisogna portare la macchina a fare il tagliando, poi devo andare in farmacia a comprare un termometro perché non troviamo più il nostro termometro. Quindi stanotte lui ha avuto la febbre alta sicuro perché era bollente. Ma non gliel'ho potuta misurare, però gli ho messo la tachipirina, noi utilizziamo quelle in supposte perché Marek lo sciroppo lo vomita. Comunque io adesso faccio colazione, poi porto la macchina, vado in farmacia e niente, vediamo un po' come si svolge questa giornata. Qui a casa c'è anche mia mamma stamattina e basta, vediamo un pochino. La febbre a luglio. Comunque le temperature qua si sono abbassate tantissimo. Che bello! Cioè, tu cammini, senti l'aria fresca addosso. Fantastico. Spero che sia le 9 del mattino, però. Tanto qui l'erba. Scappare di qua che sarà pieno della qualunque. Settino. Amore, tanto così. Cosa devi fare, mamma? Un pasticciotto, vero? Un pasticcino, un pasticciotto. Ho appena acceso il robot perché qua la condizione, i pavimenti è pessima. Allora, Marek, gli ho dato la tachipirina, adesso va un pochino meglio, infatti finalmente è riuscito ad alzarsi dal divano. Poverino, è stato tutta la mattina sdraiato, immobile lì. Niente, non sta proprio bene. Ora gli ho dato la tachipirina un'oretta fa e adesso si è ripreso, si è messo a disegnare. Ma ha detto mamma ho voglia di dipingere, quindi si è messo a dipingere. Stiamo aspettando mio marito che arrivi da lavoro, che sarà anche stanco morto, poverino. E ha fatto per suo papà la N. Ah, stai facendo un altro disegno per papà? Wow! E poi ha fatto per mamma un cuore. Oh, che bello!
Due? Ok. Attenzione, amore. E niente, quindi oggi va così. Oggi va così e pazienza. Io adesso mi metto un pochino a riordinare, devo fare anche ancora i letti addirittura su di sopra. Però sono stata praticamente vicino a Maria che tutto il tempo, poi sono venuti i miei genitori, cioè mia mamma era già qua, poi è venuto anche mio papà a mangiare qui, quindi ho cucinato qualcosa, abbiamo chiacchierato un po'. Io speravo che Maria che dormisse un pochino, anche perché stanotte non abbiamo chiuso occhio, zero, anche io ovviamente. Ho detto se lui dorme magari un pochino mi addormento anch'io, non che ne avessi proprio bisogno, perché sono abbastanza sveglia. Non sono più abituata a fare le nottate, perché Marek è grande, non è più un bambino piccolo, però cioè tutto bene, pensavo di avere più sonno oggi, invece no, dai, per fortuna, perché veramente ragazzi non abbiamo proprio dormito, cioè proprio zero, avremmo dormito sino 2 ore, ma anche lui, invece lo vedo bello, vieni qua, vieni Topolino, non hai sonno. Non riesci proprio a dormire, vero? Si è abbassata la febbre, non sei più caldo. Adesso sono bollente. No, no, ti assicuro di no, amore. Prima eri proprio bollente, bollente. La febbre è salita a 38, non è andata oltre. Però, niente, con la tachipirina va decisamente meglio, dai, meno male. Speriamo duri abbastanza l'effetto. E poi spero che si faccia almeno un'oretta di pisolino. Sono le 4, che ore sono? Sì, sono le 4. Più che altro per lui, non per altro. Biancaneve, a quelle parole, cominciò a correre terrorizzata. Ma dove andare? Biancaneve, Biancaneve, siamo noi, coniglietti, seguici! Ti porteremo alla casa dei sette nani! E chi sono i sette nani? I sette nani sono sette fratelli piccoli piccoli che hanno una bella casetta in mezzo al bosco. Eccoli qua, i sette nani, guarda. Hey bom, hey bom. Andiamo a lavorare. Poro po po po, poro po po po, hey bom, hey bom, hey bom, hey bom. Ragazze, noi ormai viviamo sul divano. Respira maluccio. Niente ragazze, io chiudo qui questo video nella speranza che vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video, ce ne andiamo tutti a nanna adesso e alla prossima. Ciao!